Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Il tramonto di Arian Kallenberg. Dopo svariati tentativi di spedire in carcere Arian Kallenberg, ecco che dalle news d'Oltralpe si apprendono grandi novità. Christoph, con l'aiuto di Michael, riuscirà ad incastrare la rossa Dark Lady, la quale verrà condannata all'ergastolo. Con l'entrata in prigione, però, la donna non esaurirà il suo odio verso l'albergatore. Ed a riprova di ciò vi è il fatto che venderà le proprie quote ad una società per azioni con a capo una terribile ex fidanzata di Christoph. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. L'uscita di scena di Arian Kallenberg. Il regime della perfida Arian Kallenberg, dopo ben 2 anni di complotti, omicidi ed intrighi, sta finalmente per volgere al termine. Il pubblico tedesco, presto, assisterà all'ultimo atto della guerra, senza esclusione di colpi tra la rossa azionista e Christoph Salfield. I colpi di scena saranno dietro l'angolo, e gli episodi che contraddistingueranno questi momenti saranno ricchi di suspense. Come ben sappiamo, Arian è giunta a Big Lime con un solo ed unico obiettivo. Rovinare la vita di Christoph, responsabile a suo dire del declino economico della sua famiglia e della morte di sua madre. Per riuscire nel suo intento, ne ha pensate davvero di tutte. Ha sedotto e poi abbandonato all'altare Christoph, riducendolo in povertà. E non è finita qui. Come vedremo più avanti, macchierà l'immagine dell'hotel e, non contenta, stringerà una relazione con Robert Salfield, rivelando a tutti una grande menzogna ed ovvero che l'uomo e Cornelia sono fratello e sorella, in quanto figli di Werner. Scoperte le sue macchinazioni, Arian finirà in carcere ma, grazie all'aiuto di Constanze Fontalheim, uscirà indenne da ogni accusa. Non passerà molto tempo che, però, la Kallenberg verrà ammanettata di nuovo. E tutto ciò avverrà nuovamente per merito di Christoph, che le tenderà una trappola riuscendo finalmente ad incastrarla, per i suoi crimini. Arian verrà così nuovamente rinchiusa in prigione, in attesa di processo. Come è facile supporre, però, non si arrenderà tanto facilmente. Il Salfield, nonostante tutto, continuerà a tenerla d'occhio e, dopo aver intuito i suoi loschi progetti, le farà visita. Peccato che, invece di trovarla indebolita, la ritroverà più agguerrita e spietata che mai. Decisa ad impedire che il suo antagonista si riappropri delle sue azioni del Furstenhof, la rossa deciderà di giocare d'astuzia e venderà le proprie quote ad una società per azioni. Werner e Christoph, allarmati, cercheranno di scoprirne qualcosa di più e chiederanno ad Eric di non abbandonarli in un momento così delicato e difficile. Il giovane Vogue, per questo, si recherà nella cella della donna nella speranza di estorcerle qualche informazione. Peccato, però, che la Kallenberg non si farà incastrare. Anzi, deciderà di scendere a patti con Eric. Gli dirà che si offrirà di rispondere a tutte le sue domande, in cambio di un grosso favore. Portarle una Bibbia in carcere. Inutile dire che l'uomo diventerà subito sospettoso, e sarà così che inizierà ad analizzare attentamente il libro sacro. Non trovando nulla di compromettente, accetterà lo scambio. Ebbene, in realtà, la strana richiesta di Arian non avrà nulla a che vedere con il desiderio di pentirsi e di redimersi dai propri peccati. Nella Bibbia, in realtà, la donna ha nascosto, alcune settimane prima, una pillola utile a provocarsi un malore improvviso. Ricoverata d'urgenza in ospedale, la Kallenberg riuscirà poi a deludere la sicurezza, travestendosi da poliziotta ed a scappare via. La sua fuga, però, durerà solo qualche ora. Nonostante il travestimento, infatti, Arian verrà riconosciuta prontamente e smascherata. Michael farà di tutto per impedirle la fuga. La Dark Lady, però, non vorrà affatto arrendersi. E sarà così che prenderà in ostaggio Caroline, un nuovo personaggio femminile, che comparirà nel corso della 18ª stagione, e si rinchiuderà con lei in una baita nel bosco. Per fortuna, la latitanza si interromperà grazie al coraggioso e tempestivo intervento di Michael. Insieme a Christoph e Rosalie, il medico non solo libererà la povera Caroline, ma riuscirà anche ad assicurare Arian alla giustizia. Per lei, dunque, sarà la fine. E pare che questa volta sarà rinchiusa per sempre. Alla Kallenberg, dunque, non resterà che accettare il suo destino, nonché la sua condanna, ovvero l'ergastolo. E non è finita qui.
furibonda, maledirà il suo acerrimo nemico, ovvero Christophe, e, prima di finire in cella, si assicurerà che la sua vendetta contro di lui venga portata avanti da un altro diabolico personaggio. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Una nuova Dark Lady, ecco chi prenderà il posto di Arian. Come ci insegna la storia di Tempesta d'amore, per un cattivo che se ne va, ve n'è un altro pronto a prenderne il posto. Ed è così che le anteprime della 18ª stagione indicano che Arian Kahlenberg non resterà a lungo senza erede. Presto i telespettatori d'Oltralpe, e tra qualche mese anche quelli di Canale 5, faranno la conoscenza di un nuovo personaggio femminile, una new entry affascinante quanto spietata e senza scrupoli. Come appena spoilerato, quando la rossa capirà di aver perso definitivamente la sua lunga guerra contro Christophe di Salfield, deciderà di batterli sul tempo in modo da impedire loro di mettere le mani sulle azioni del Fürstenhof ancora in suo possesso. Sarà così che la donna deciderà di vendere le proprie quote ad una misteriosa società senza scrupoli, che entrerà di diritto nella proprietà dell'hotel. E, come è facile intuire, la sua scelta non sarà affatto dettata dal caso. Tutt'altro. A capo della cordata non ci sarà una persona sconosciuta ai Salfield. Bensì, una ex fiamma di Christophe, una donna di nome Alexandra Schwarzbach. Eric, allarmato, proverà a chiedere informazioni alla Dark Lady circa la new entry e sarà così che scoprirà che Alexandra cova un risentimento molto forte verso il suo ex, tanto da volerlo veder rovinato. La Schwarzbach, dunque, odia l'albergatore profondamente e, stando alle prime timidissime anteprime, procurerà non pochi dispiaceri a tutte le persone che orbitano attorno a lui. Al momento il personaggio della Schwarzbach non ha ancora un volto né sappiamo se effettivamente mai lo avrà. È presumibile che si tratti della sostituta di Arian nel ruolo di Dark Lady, ma in una soap come Tempesta d'amore è meglio non correre troppo. Presto ne sapremo di più, restate con noi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.